amico Rossetto e l'amico Cirio. Se avremo l'onore di vincere queste elezioni, sarò semplicemente un sindaco normale. Cercherò di arrivare primo in ufficio e di andare via per ultimo, come ha sempre fatto Beppe Rossetto. Cercherò semplicemente di dare il buon esempio, così come mi ha insegnato mia mamma e così come mi ha insegnato mio papà, che oggi purtroppo non c'è più ormai da tanti anni e sarebbe orgoglioso di vedermi qui oggi, davanti a voi tutti, candidato sindaco del centrodestra. Taglierò meno nastri e cercherò di parlare di più con la gente, perché io ho visto in questi 10 anni il sindaco dappertutto a tagliare i nastri, inaugurare, parlare, e poi gli appuntamenti venivano annullati tutte le volte, venivano annullati al sottoscritto, non per nulla, solo perché sono stato presidente della commissione urbanistica, c'erano le riunioni e te le rinviava sempre, tutte le volte. Ecco, io penso che questo sia sbagliato, perché il cittadino ha sacrosanto diritto di essere ascoltato, e il sindaco ha il dovere di ascoltare, ma soprattutto ha il dovere di dare delle risposte, qualunque esse siano. È meglio un no motivato subito che rinviare un sì 1000 volte per poi dirti no. Quindi dopo aver ascoltato, però bisogna fare, ma soprattutto ci sarà molto da fare, anche perché, come ha detto prima Alberto, sono stati persi dei servizi importanti in questi anni. Abbiamo perso la Guardia di Finanza, che si citava prima, abbiamo perso il Tribunale, che era un esempio di efficienza. Perdite importanti, citavi prima l'Asticuneo, in 10 anni non è stato fatto neanche un metro di strada. Del lotto di competenze di Alba non se ne parla proprio più, e aspettiamo l'inizio dei lavori del lotto 2.6, chissà mai si sarà fatto. L'ospedale, anche qui caliamo un velo pietoso, speriamo che possa essere inaugurato quest'anno, che possa inaugurarlo l'amico Alberto Cirio, però mi permetto di dire che comunque non avremo le strade per arrivarci, perché la strada provinciale 7 è totalmente inadeguata, un'unica carreggiata, se c'è una macchina ferma l'ambulanza non ci va più, veramente avremo bisogno della teleferica, forse intenderà questo Marella, ci fosse magari un incidente. Quindi questi sono dei problemi certamente importanti che non sono di facile risoluzione, però con l'aiuto della regione dovremo per forza di cose cercare di portare a casa questi risultati. Ma soprattutto, cosa ha perso la nostra città? Ha perso la leadership del territorio. Il nostro sindaco non è più riconosciuto come il sindaco del territorio, perché si è sfilacciato il rapporto. Le grandi battaglie non sono state fatte insieme al territorio, per il territorio. Si è fatto un asse con Cuneo e con Bra, fallimentare. Abbiamo perso la battaglia della Fondazione Cerrecuno, la battaglia dell'acqua. Cos'è che dovrà fare il nuovo sindaco? Dovrà lavorare per ricostruire questo rapporto. E se sarò sindaco, una delle prime cose che farò, incontrerò ogni singolo del territorio di Langa e ogni singolo sindaco del territorio del Roero. Bisogna ripartire incontrandoli tutti, per dare la sensazione di essere una squadra, per poter affrontare le grandi sfide che aspettano il nostro territorio e la nostra città insieme ad un territorio. Perché, mi spiace dirlo, ma il sindaco di Bra, che non ha il nostro colore politico, è comunque leader del suo territorio. Si riconoscono in lei anche dei sindaci di centrodestra, perché il sindaco di Bra ha lavorato, e ha lavorato bene, ha fatto squadra. Questo non ha fatto il nostro sindaco, non ha fatto squadra e ha lavorato male.